Buongiorno, buongiorno a tutti per questo incontro con Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, al quale do un benvenuto cordiale. Grazie, grazie di essere qua con noi. Vincenzo Boccia è stato eletto il 25 maggio come 30° presidente di Confindustria. È stato già da giovane molto impegnato nell'associazione, è stato esponente dei gruppi di giovani imprenditori, nel 2000 è diventato vicepresidente nazionale, ha avuto diverse incariche nell'associazione, uno che mi ricordo in particolare perché lì ci siamo anche incontrati, quando è stato nel 2009 al 2013 presidente della piccola industria. Durante la presidenza Squinzi lui ha avuto la guida del Comitato Credito e Finanza. Abbiamo concordato di fare un colloquio questa mattina sui temi che riguardano la vita economica del nostro Paese, però io vorrei cominciare a chiederti come mai la tua impresa, che è la Boccia Arti Grafiche a Salerno, che lavora quindi in un settore molto molto esposto alla competitività, tante imprese di questo settore hanno anche chiuso, altri sono ancora in gravi situazioni di riscatto. Come mai la tua impresa invece è cresciuta dal 2008 fino ad oggi con un fatturato del 300, incremento del fatturato del 325%, se non sbaglio, investimenti di 50 milioni? Qual è la ragione, il motivo, la strategia che sta dietro a questo sviluppo? Poi, dopodiché, andiamo a partire dalla tua esperienza a affrontare gli altri temi. Grazie. Direi, diciamo, per risponderti sinteticamente, ma in realtà, come dire, esprimerò una dimensione di know-how della nostra impresa, potrei, come dire, cavarmela con una frase di Einstein, che è poi un po' lo spirito degli imprenditori, che diceva: un'idea che non sembri assurda ha poche probabilità per essere realizzata. Un'impresa al sud, settore maturo, carta stampata, tra l'altro ho visto i dati di Mediobanca 15 giorni fa e hanno indicato il settore stampa editoria, cioè il settore in cui siamo presenti noi, come il settore che ha avuto una perdita del 90% di valore aggiunto, del 35% di produttività, e mi sono chiesto anch'io, diciamo, perché sopravvivo ancora. In realtà è esattamente un po' specchio di quella che è l'industria italiana. Non esistono settori innovativi e non, ma esistono industrie innovative e non in settori maturi e non. E quindi noi abbiamo fatto una cosa semplice, volendo sintetizzarla, abbiamo trasformato il problema in opportunità. Quale? Con internet la quantità di carta stampata nel mondo chiaramente si contrae, e quindi anche nel mercato domestico, quello italiano, ma la geografia di mercato dell'industria della stampa si allarga, perché oggi tu hai la possibilità di ricevere dati da clienti che sono in un raggio d'azione di 2.000-2.500 km dal tuo stabilimento, da Parigi, da Londra, dai punti forti in cui esiste, diciamo, un'editoria, compreso Milano chiaramente per il paese, in qualità di mercato nazionale, ti mandano dei dati in tempo reale grazie ad internet e tu li trasformi in carta stampata e li invii in questi paesi. Quindi il vincolo internet, che ha comportato la contrazione di quantità di stampa, determina l'allargamento geografico, diciamo, del mercato grazie alla tecnologia. E avere poi un'organizzazione, degli impianti, prime installazioni in Europa, è un'organizzazione che sia all'altezza, diciamo, di sostenere questo livello di competitività, perché come puoi arrivare in questi paesi, gli altri possono arrivare nel nostro, chiaramente, è una grande sfida che fa, in un settore maturo come quello della carta stampata, un settore che in realtà può reagire pur comprendendo questi elementi. E chiudo l'altra questione, che poi è un po' la grande questione, diciamo, dell'industria italiana, è aver compreso che bisognava essere eccellenti in ogni funzione aziendale, finanza, marketing e produzione, e non solo in una di queste funzioni, che è la storia dell'industria italiana. La storia dell'industria italiana fino agli anni 90 ci dice che se eri bravo nella funzione produzione eri competitivo. Oggi devi essere bravo in ogni funzione aziendale, quindi da produttori a impresa e istituzione. Da produttori a imprese e istituzioni è un passo culturale sostanziale, non semplice, non marginale, ma è la grande sfida che il Paese ha davanti.
e anche, questo poi riguarda anche un pezzo di politica economica, la visione non più di settori, attento, perché noi dimostriamo che in un settore maturo, carta stampata, si può crescere. E quindi evidentemente il problema non è la scelta dei settori, ma essere innovativi o meno, che è un'altra partita. Questo fa parte anche del salto culturale, del nuovo stile imprenditoriale che tu hai chiesto in diverse occasioni, anche nel momento della tua nomina alle imprese italiane. In che cosa consiste questo salto? E aggiungo subito la domanda che riguarda la produttività, perché uno dei temi fondamentali che gli analisti hanno sempre detto, ma negli ultimi anni con maggiore forza, è che le imprese italiane hanno un problema serio di produttività. Pensiamo che dal 2000 ad oggi in Italia è salita di 1%, mentre nei grandi paesi europei del 18%. Quindi questi due temi rispetto alle imprese, la produttività e salto culturale. Beh, la produttività è una delle grandi questioni del Paese che noi abbiamo posto sin dall'Assemblea Pubblica. Tra l'altro, se pensiamo che negli ultimi 15 anni rispetto alla Germania la produttività in Italia è calata del 30%, il famoso costo del lavoro per unità di prodotto era pari a 100 in Italia, pari a 100 in Germania 15 anni fa, oggi è 130 in Italia e 100 in Germania. E questo è un problema attuale e potenzialmente futuro se non lo risolviamo, e non è una questione solo industriale, anche chiaramente riguarda noi e poi chiaramente l'affrontiamo. È un problema perché a parità di moneta è come dire che il paese più forte, la Germania, ha svalutato a danno del paese più debole. E noi abbiamo perso la sfida produttività che dobbiamo recuperare. Qual è uno dei punti essenziali, guardando il modello tedesco, in cui si è recuperato produttività individuando una direzione della industria, cioè quale industria costruire o quale industria immaginare in un'Europa, in particolare in Germania, ma riguarda anche noi in Occidente? Un'industria ad alto valore aggiunto, ad alto livello di produttività, ad alta intensità di investimenti. Perché dire la politica industriale, dire tutto, il problema è poi capire, diciamo, cosa vogliamo fare. Quindi già diamo un'idea di analisi economica. Come la Germania risolve, tra virgolette, la questione produttività, in realtà viene da lontano, viene da Schröder. Schröder inventa lo scambio salario-produttività nei famosi contratti di secondo livello aziendale e determina due effetti. Uno sostanziale di merito economico, che è appunto l'incremento della produttività nelle fabbriche tedesche, è il secondo di metodo, perché con quel modello si passa da un'idea conflittuale interna alle fabbriche a un'idea di collaborazione per la competitività. Perché se tu scambi salari con produttività e determini il fatto che la ricchezza che viene creata in quella fabbrica, una parte di essa viene redistribuita ai lavoratori, è nell'interesse dei lavoratori che quella fabbrica vada molto bene, è nell'interesse degli azionisti e nell'interesse degli imprenditori. Quindi si pone una questione di metodo, grazie a una linea di politica economica e fiscale in Germania, che noi abbiamo, come dire, un po' evitato in termini di confronto e che oggi diventa la grande priorità paese. Poi è chiaro che la produttività di un paese è la produttività dei fattori e non solo dell'industria, quindi è un'altra questione. Però ognuno ci mette il suo, io parlo per quello che riguarda il nostro. E il nostro riguarda due linee, una delle relazioni industriali, quindi noi e il sindacato, che orientino l'industria italiana a fare scelte rilevanti in termini organizzativi per recuperare la produttività. Poi c'è una seconda gamba di recupero di produttività che sono gli investimenti privati, ma questo non significa che l'una deve essere l'alibi per non fare l'altra, no? Qualche collega, qualche amico del sindacato ci dice no, ma la produttività è solo investimento, la produttività è anche investimenti, ma è anche organizzazione aziendale. Questo significa anche una politica fiscale che orienti certe scelte in un certo modo, e se vuoi ne parliamo dopo. Dopodiché la seconda domanda che tu fai è quale indirizzo o cosa devono fare le imprese italiane. Vedi, se noi volessimo sintetizzare un'analisi in un mondo in cui le medie di settore non hanno più significatività, questa è un'altra questione che riguarda anche la rappresentanza. Fatto pari a 100 le aziende di un settore, qualsiasi settore dell'industria italiana, normalmente, mediamente, un 20-30% va molto bene, un 60% va mediamente bene, mediamente male, un 20% va molto male.
Tu devi rappresentare queste tre anime e non è facile, perché ai fini contrattuali quelli che vanno molto bene ti dicono chiudi i contratti perché io vado bene e non posso accettare un giorno di sciopero. Quelli che vanno mediamente bene, mediamente male, sono un po' storditi dalla situazione, quelli che vanno molto male ti dicono zero aumenti perché noi non andiamo bene. Perché quel 20% va bene, perché è innovativo, eccetera, eccetera. Qual è la sfida del paese dal punto di vista macro? E poi torniamo però a quello che devono fare le imprese. La sfida del paese è fare in modo che quel 60-70% che è al centro si orienti a fare le stesse cose che fa il 20%. E non dire che siccome il 70% non lo fa, non lo facciamo. Perché quella è constatazione. Noi dobbiamo lavorare di visione. Se il 20% fa le cose e fa bene, quel 20% è innovativo e dà più salari e ha scambio salario-produttività, per parlare di una delle dimensioni, evidentemente quella è la strada che l'industria italiana deve realizzare. E questa determina una doppia dimensione della Confindustria, una pedagogico-formativa in rapporto alla impresa del futuro, cioè parlare all'industria piccola, media e grande, individuare quali sono le direttrici. La seconda è di politica economica e fiscale. Nella sostanza, passare da produttori a imprenditori. E quindi ritorniamo al punto di partenza. Se è vero come è vero che far bene un prodotto non è più una variabile di competitività, ma è la precondizione per entrare in un mercato, ma non hai vinto nulla, la partita è su altri fronti. E la cultura di complessità dell'imprenditoria, delle imprese italiane, riguarda, diciamo, questo percorso, che noi abbiamo un po' sintetizzato da impresa patriarcale a impresa istituzione, se vuoi, no? L'impresa istituzione è un'impresa in cui c'è una differenza di ruoli tra azionisti, manager, lavoratori, c'è una convergenza di risultato, c'è una dimensione di collaborazione per la competitività. Non è facile. Non è facile in un paese in cui ci hanno raccontato che il conflitto era, diciamo, la soluzione. E si era confuso il metodo con il merito. E si era confuso anche dal punto di vista mediatico la questione conflittuale, perché se io oggi dicessi qualcosa contro i sindacati o contro le banche, i giornalisti in sala domani farebbero una bella prima pagina. Mediaticamente abbiamo fatto un capolavoro, sostanzialmente non abbiamo risolto nulla. E io sono per la seconda dimensione, meno mediatica e più sostanziale. Detto da uno stampatore, è un conflitto di interessi rilevante, però lo dovete accettare. Quindi, responsabilità delle imprese, responsabilità delle parti sociali, responsabilità della politica. Andiamo su questo terzo punto. Il ministro Calenda ieri ha detto che occorre un grande piano industriale, anzi l'ha annunciato, un grande piano industriale per favorire investimenti in questo paese. Questo è uno dei diversi annunci o diventa qualcosa che aiuterà veramente una ripresa che in questo momento sta anche un po' tantenando? Questo lo devi chiedere a Calenda, ti posso dire, diciamo, se condivido o meno. Diciamo. Però io leggo nell'intervista di Calenda tre aspetti particolarmente interessanti. Il primo, Calenda pone una questione temporale, cioè Calenda dice: attenzione che la torta dobbiamo prima allargarla e poi dividerla, perché se pensiamo di dividere una torta molto piccola corriamo il rischio di dividerci qualcosa, fare il solito assalto alla diligenza, però non abbiamo una visione, diciamo, di un certo tipo. Condividi il fatto che c'è una priorità per allargare la torta e poi dividerla? Prima questione. Noi la condividiamo. La condividiamo e la diciamo, come dire, come l'avremmo detta noi, prima la crescita, e quindi prima la ricchezza, perché quella crescita ti permette di risolvere le due questioni che tu hai nel paese, o se vuoi le tre: crescita, debito e deficit. Riusciamo noi a risolvere la questione debito e deficit con l'austerity, o forse con la crescita noi risolviamo la questione debito e deficit, e quindi dovremmo essere più coraggiosi, perché gli Stati Uniti d'America ci fanno capire che quando c'è convergenza tra la politica economica di un paese e la politica monetaria di un paese, Fed è politica anticiclica dal punto di vista economico, c'è un rimbalzo dell'economia e crescono il doppio di quanto cresce l'Europa, e l'Italia cresce la metà di quanto cresce l'Europa. Questa è una grande questione. Quindi quali sono le priorità? Ed è molto interessante leggere che un esponente di governo del paese pone una questione di priorità che puoi condividere o meno. Ma la politica è priorità. Io sono in casa vostra, una volta mi colpì, diciamo, a una tavola rotonda, una risposta di Joaquín Navarro Valls,
la cui domanda della giornalista fu: che cosa le ha colpito di più della sua esperienza che ha avuto con Papa Wojtyła? E lui disse: riusciva a distinguere le cose urgenti dalle cose importanti. Bellissimo. Questa è la politica, non era solo una questione del Papa. Se noi non riusciamo a distinguere in questo paese le cose urgenti e le cose importanti e dare delle priorità e riassumere il primato della politica, perché in questo paese serve politica, non antipolitica, servono scelte, poi ognuno ha la sua visione e chiaramente la pone. Quindi la prima questione è temporale. La seconda, Calenda dice: attenzione, perché noi abbiamo un apparato industriale potente e questo apparato industriale, se lo rendiamo competitivo grazie a una politica dell'offerta selettiva, perché non abbiamo grandi risorse, quindi dobbiamo individuare gli strumenti per rendere questa industria più competitiva, grazie alla politica dell'offerta recuperiamo crescita nel paese e quindi occupazione e quindi domanda. Oggi il dibattito sui giornali è che Calenda, poi qualcuno ci mette anche noi in mezzo perché giustamente, come dire, siamo della politica dell'offerta e non ci vergogniamo, dice che sbagliamo perché invece serve una politica della domanda. No, se vuoi arrivare alla politica della domanda, che noi non ignoriamo, attenzione, perché il fine a cui vogliamo arrivare, perché politica della domanda, perché per noi industriale significa più domanda e quindi più vendita. Vedo Schneider davanti a me che si commuove quando parlo di domanda, perché Schneider, diciamo, è attento alla domanda interna del paese, no? È un elemento essenziale. Ma come ci arrivi a riattivare la domanda in termini strutturali? Attraverso la politica dell'offerta. Ti faccio un esempio. Se noi poniamo la questione premi di produttività e quindi arriviamo per esempio a un pezzo di politica fiscale e si arrivasse al punto di detassare e defiscalizzare in maniera rilevante i premi di produzione, grazie alla leva fiscale orienteremo le scelte future di tante nostre imprese. Dice gli amici della CGIL: attenzione, perché il 20% delle aziende italiane ha contratti di secondo livello. Quindi l'80% non ce l'ha. Domanda. Ci fermiamo a questa constatazione e siccome la constatazione è che l'80% non ce l'ha, non lo facciamo? O forse guardando a quel 20% che è più competitiva e dà più salari in termini variabili, dobbiamo fare in modo che quell'80 vada verso il 20? E se riuscissimo a fare questo e ogni azienda con un contratto di secondo livello eleva i salari perché eleva la produttività, aumentano i salari. Ricordiamoci il caso Volkswagen di 3 anni fa, prima del caso, diciamo, Volkswagen, dove i lavoratori Volkswagen hanno preso 6.000 euro di premi 3 anni fa, a grandi linee vado, ok? Noi stiamo litigando per 200 euro all'anno, i lavoratori di Volkswagen prendevano 6.000 euro. Quella che cos'è? Una politica dell'offerta, perché rende competitive le imprese grazie a un salto di produttività e fa arrivare più salari ai lavoratori, ma in realtà poi diventa politica di domanda, perché se tu aumenti i salari grazie a un incremento maggiore di produttività, riattivi la domanda nel paese. Quindi parti dalla politica dell'offerta e arrivi a riattivare la domanda. Se riparti dalla politica della domanda, prescindendo dall'offerta, non rendi competitivo il paese. E siccome il paese oggi non ha lo strumento della svalutazione, perché in area euro noi tedeschi abbiamo la stessa moneta, dobbiamo costruire una competitività strutturale, dobbiamo fare quello che non abbiamo mai fatto in questo paese, recuperare la politica dell'offerta. E siccome qualcuno mi ha dato del cretino oggi sul giornale, un giornale dice: cioè, questo non capisce, no, non capiscono niente questi di Confindustria perché vogliono la politica dell'offerta e della domanda, ho spiegato che questo cretino intelligente ha una sua idea di politica economica, dell'offerta, e la politica della domanda sarebbe un guaio per questo paese, perché sarebbe un flash immediato. Ma se i cittadini di questo paese non avvertono un superamento dell'ansietà dell'economia, hai voglia a mettere politica di domanda? Perché se io ho una dimensione di incertezza e di ansietà, la prima cosa che faccio quando guadagno di più, risparmio, perché ho paura del futuro. E allora noi dobbiamo rimuovere un'altra grande questione che non è economica ma che impatta sull'economia molto di più di quelle che sono le scelte economiche, che si chiama ansietà e che al mezzogiorno è ancora peggio perché si chiama assuefazione. Ansietà e assuefazione sono i grandi, come dire, problemi che il paese ha. Da una parte il rischio dell'incertezza, dall'altra parte che lo facciamo a fare o che lo diciamo perché nulla cambierà. E quindi la sua fazione entra nella testa di un popolo. In quel momento il declino è alle porte e noi, come industriali italiani, investendo in questo paese, amando questo paese, dobbiamo e abbiamo il dovere di dare un'idea di politica economica nell'interesse del paese.
L'altra cosa interessante di Calenda, che noi condividiamo totalmente ed è stata anche, se vuoi, una evoluzione del pensiero confindustriale in termini di contesto, non che chi ci ha preceduto era migliore o peggiore, sia chiaro, è che individua nella politica economica dei fattori orizzontali e non di settore, su cui paradossalmente, e non è un paradosso, è una provocazione mia, Confindustria è d'accordo. Confindustria dice che non vanno fatte politiche di settore, vanno fatte politiche di fattori, cioè tu devi rendere competitivo il paese, poi chiunque nel settore maturo o non farà l'imprenditore e farà bene la sua impresa. Il fatto di individuare politiche di fattori nel settore dice due cose. Uno, secondo me, è una bella chiave di lettura del futuro del paese. E il secondo, nella interpretazione di una politica un po' viziosa che abbiamo subito anche negli anni passati, evita scambi. Perché se oggi il presidente di Confindustria rappresenta il settore grafico industriale, potrebbe tranquillamente aprire una piattaforma in cui dire che siccome l'industria è in crisi, ha perso il 90%, è quella più in crisi di tutte, un piano industriale di scelta della libertà di pensiero legata alla stampa italiana riguarda l'industria. Vedete come so fare, diciamo, anche il cattivo, tra virgolette, ma non lo sono, perché non è nella mia natura, è nella mia formazione. Quindi una Confindustria che individua nella politica dei fattori e con un ministro che ieri dice che la politica dei fattori è una politica orizzontale e non verticale è un elemento, secondo me, di valore in questo paese. Qual è il rischio che corriamo? Che da un lato si dice questo e dall'altro si fa l'attacco alla dirigenza, perché non abbiamo tante risorse, quindi con poco dobbiamo fare tanto. Se però ognuno, invece di ragionare nella logica paese, ragiona nella logica consociativa e quindi arriva il presidente di Confindustria e dice una cosa giusta che non possiamo fare, io lo so, quindi non lo dirò nelle nostre assemblee, perché l'applauso sarebbe facile per me, ma secondo me è un problema in questo momento. Io dovrei porre la questione che in questo paese ci sono le patrimoniali sui fattori di produzione, che è una cosa antieconomica. Le patrimoniali, l'IMU sui capannoni industriali è una patrimoniale sui fattori di produzione ed è un'anomalia di politica economica. Quota 10 miliardi di euro. Se voglio partecipare alla ricreazione in atto nel paese, pongo questa questione. Se invece sono consapevole che il mio paese ha un debito pubblico rilevante ed ha poche risorse su questa legge di stabilità e devo sforzarmi di individuare degli elementi selettivi di politica economica che diano un indirizzo di futuro all'industria del paese e alla crescita, devo sentirmi, come hai detto tu, corresponsabile. Non responsabile, corresponsabile, perché chiudo. Qui dobbiamo chiarirci, quando si parla di responsabilità in Italia è sempre rivolta a quella dell'altro e mai alla tua. Allora mettiamo sempre corresponsabilità, così almeno, come dici, mettiamo bene, come dire, in sicurezza, nel senso che parliamo anche della nostra. E noi accettiamo di prendere il pezzo che riguarda noi, ma pretendiamo, tra virgolette, la responsabilità di tutti, perché la crescita di un paese non è solo una questione economica o della politica, è una questione di tutti i cittadini del paese e anche dei corpi intermedi del paese, che o si sentono corresponsabili di una visione di un certo tipo oppure fanno, come dire, un altro mestiere, che è quello, come dire, di rappresentare con uno stile diverso un'idea di paese che uno può condividere o meno, non dico che è migliore o peggiore, però questo è un momento delicato in cui secondo me ci può essere una grande occasione di raccontare un futuro. Il futuro di un paese industriale, un futuro di un paese che ha grandi potenzialità è un futuro molto bello. Ieri due amici mi hanno mandato un proverbio cinese che dice: quando piove lo stolto impreca Dio e invece l'intelligente, adesso diciamo, la dico così perché la vado a memoria, apre l'ombrello. Ecco, se quando piove invece di prendercela con gli altri ci guardiamo allo specchio e vediamo che la causa è anche di fronte a noi, forse apriamo l'ombrello invece di prendercela con qualche altro. Certo, se poi rimaniamo solo noi il problema si pone e quindi alla fine ci innervosiamo anche noi, diciamo così, però siamo nella fase A e quindi vediamo un po' se qualcuno ci segue, a partire, diciamo, da voi qui, no? Se condividiamo un'identità culturale. No, ma devo dire che ho sempre apprezzato, anche la prima volta che ci siamo visti, molto questa idea che ognuno deve partire dalla propria responsabilità, perché sennò un dialogo non è neanche più possibile, perché diventa un alibismo reciproco. Quindi quello che tu hai coniato, questa parola del capitalismo moderno che in Italia deve introdursi,
I fattori che tu hai adesso elencato fanno parte di questo concetto sicuramente, in quanto questo non diventa un capitalismo, diciamo, liberista esclusivo, ma un capitalismo che contribuisce alla crescita di un paese in un modo inclusivo. Il paradosso è che in Occidente noi parliamo di capitalismo moderno e gli ex comunisti fanno il capitalismo selvaggio, diciamo, è un mondo che ci hanno raccontato in una maniera diversa a noi, no? E esattamente questo è il punto di caduta però su cui dobbiamo lavorare. Noi dobbiamo lavorare a un'idea di paese, di capitalismo moderno, che ha dentro di sé un'idea molto più larga, che è l'idea di società, una società aperta, una società che include. E cos'è la fabbrica se non una piccola comunità in una grande comunità paese o Europa? La fabbrica è una piccola grande comunità. Se riesci a farlo in queste piccole grandi comunità in cui sono in atto delle rivoluzioni che non vediamo ma che noi possiamo raccontare, in quelle medie di settore che vi ho raccontato, perché se quel 20% di aziende è molto avanti, evidentemente lì c'è il futuro. Quelle comunità di lavoratori e imprenditori, quegli attori della fabbrica, stanno realizzando una capacità di reazione che noi non vediamo perché le medie non ci fanno leggere. Le medie dicono che la gran parte dei settori hanno degli indici negativi. Poi vai a vedere, quella media è fatta da una parte che va molto bene, quella parte che va molto male, quella parte mediana che abbiamo raccontato. Quindi la idea di capitalismo moderno è determinante per una società che include, determinante per una società aperta, e quindi diventa un'idea culturale, oltre che economica, il cui profitto è uno strumento e non un fine. Che se fosse un fine la mafia sarebbe un valore. Quindi il capitalismo moderno significa un'idea di società. E vedi, dove io me ne sono accorto? All'epoca dell'esperienza di piccola industria, e anche frequentando i giovani imprenditori, vedo Marco Gai davanti a me che mi segue per capire se sono coerente ed esemplare, dico sempre le stesse cose, ma non lo deludo mai, quindi diciamo, può anche non venire in futuro, ma comunque va bene che ci accompagna. Un ragazzo sveglio. È che qualche anno fa, se noi avessimo chiesto, questo è molto bello come esperienza di vissuto che voglio trasferirvi, qualche anno fa se tu chiedevi a un imprenditore, nostro associato, qual è la prima cosa che ti chiedi la mattina quando entri in azienda, lui ti avrebbe risposto come sarà la mia impresa tra qualche anno. Oggi, se noi chiediamo ai nostri colleghi qual è la prima cosa che ti chiedi quando entri in azienda, sai qual è la risposta? Nell'80-90% dei casi, come sarà il mio paese tra qualche anno. Cosa significa questo? Due cose. Una consapevolezza culturale ampia. La seconda è una consapevolezza che questa volta da soli possiamo fare tanto, ma da soli non ce la faremo. Quindi non c'è una questione solo culturale larga, mettiamola così, no? C'è una questione economica. Cioè io posso essere fortissimo dentro i cancelli della mia fabbrica, ma quando esco, se comincio a avere dei deficit di competitività, perdo dei pezzi. E se un altro paese rispetto al mio è più avanti di me, evidentemente quei pezzi che perdo, c'è un punto di caduta in cui non riesco più a recuperarli. Quindi l'idea di paese si collega alla visione economica che loro hanno, ma questo, se noi come Confindustria lo sfruttiamo bene, tra virgolette nel senso buono, possiamo costruire una dimensione culturale larga di qual è l'idea di paese. Quando qualcuno ci contesta il fatto che Confindustria si occupa di politica, poi non ho capito cosa dovremmo fare, diciamo, come diceva qualcuno, smacchiare il leopardo la mattina, il presidente Confindustria qualcosa deve fare, deve dire qualcosa. E quando noi diciamo politica di offerta e non politica di domanda, quella è una questione politica. Esprimiamo un'idea di politica economica. Ed è giusto che un corpo intermedio dello Stato si occupi di politica economica, anzi dovremmo preoccuparci se non se ne occupa, e quindi lo deve fare equidistante dai partiti, che è un'altra questione. Quindi la politica, come diceva qualcuno, è una cosa troppo importante per lasciarla solo ai politici. E siccome Confindustria è contro i monopoli, questo monopolio culturale non possiamo accettare che sia solo di qualcuno. Quindi noi rivendichiamo l'idea di dover dire all'attenzione della politica l'idea di politica economica. Poi la politica sceglie, chiaro, non è che siamo il governo del paese. E se qualcuno ha un'idea di politica economica che secondo noi porta il paese,
come dire, ad avere più problemi che soluzioni, noi abbiamo il dovere di dirlo. Mi sembra lineare. Il sì al referendum parte dal fatto che se tu vuoi un paese che parta da una politica di offerta e abbia una visione di lungo periodo, quella pazienza che citava Mattarella proprio qui, devi avere una dimensione di governabilità e di stabilità che ti permette di poter avere quella pazienza. Perché se ogni sei mesi sei in campagna elettorale, fai ogni sei mesi una politica della domanda. Noi partiamo dall'economia e arriviamo alla politica. Questo è semplice, molto semplice, diciamo, in termini altri. Salutiamo Snyder, che dopo andiamo a trovare tutti, la stand di Federlegno, successo di critica e di pubblico. Allora, questa è, e se ci pensi, c'è una bellissima frase di Jean Monnet che diceva: i miei obiettivi sono politici, le mie spiegazioni sono economiche. Confindustria parte da spiegazioni economiche e arriva, diciamo, a scelte che sembrano politiche ma che ribaltano sulle questioni di scelta del paese. Se è vero, come è vero, che una politica, secondo il nostro punto di vista, chiaramente, criticabile per l'amor di Dio, sto parlando dal punto di vista di Confindustria, è quella di una politica dell'offerta, hai bisogno di pazienza. Che significa pazienza? Significa, per chi fa sindacato e chi fa politica vera, sapere che non esiste contemporaneità tra causa ed effetto in economia come in politica. Quello che fai oggi lo vedi domani, quello che ha fatto Schroeder, la Germania lo vede oggi. Gli effetti della produttività tedesca sono gli effetti di quella scelta di Schroeder di 15 anni fa. Questa è la pazienza di cui parlava il Presidente Mattarella. Se tu vuoi tutto e subito e non hai però gli strumenti per governare nel medio periodo, perché possono accadere delle cose che chiaramente creano complicazioni e non governano complessità, il problema è evidente che il Paese ce l'ha. E questo è il motivo per cui all'unanimità il Consiglio Generale di Confindustria, che è fatto da imprenditori di sinistra e di destra, non è che lì, come dire, sono tutti uguali, hanno deliberato il sì al referendum, perché evidentemente il loro percepito sulla questione economica paese è un percepito importante. C'è qualcuno che dice, Confindustria dice sì, dobbiamo fare no. Benissimo, cioè voglio dire, se questo è il paese, siamo alla ricreazione. Se gli industriali italiani dicono una cosa o sono dei pazzi, evidentemente ci ragioniamo. Noi stiamo argomentando le ragioni del nostro sì, e sarebbe bello che invece dei titoli uno dicesse le ragioni del no e le ragioni del sì. Altra cosa è se il governo cade, se si perde il referendum, ma questo lo lascio, diciamo, a un'altra puntata, ce la diciamo l'anno prossimo se mi inviti. Adesso non voglio mettermi troppo avanti, anche perché io tre cose so, se me le domanda tutte poi, diciamo, tutta la settimana c'ho altri inviti e non so cosa dire, quindi mi tengo largo. Andiamo un attimo a approfondire un punto specifico del rapporto economia-politica. Tu hai detto, rispetto al sud, la tua impresa è Salerno, quindi questo tema lo conosci molto bene, tu hai detto che la verità è che al sud non servono politiche straordinarie, servono politiche più intense ma uguali a quelle necessarie al resto del paese. Sì, che cosa intendi con questo più intenso? Ho letto un articolo che diceva, cioè ribaltava questa questione, che era esattamente in linea con il nostro pensiero, cioè diceva il bene dell'Italia è il bene del mezzogiorno, no? Cioè ribaltando la questione. E cosa vogliamo dire con questo? Allora, la prima cosa che vogliamo dire è che quando uno strumento di politica economica funziona, perché in gergo tecnico si dice che tira, cioè, che so, fai la legge, la Sabatini per gli investimenti, tira, nel senso che gli investimenti ripartono, leggi, che da quando è partito questo strumento si sono riattivati investimenti privati industriali in Italia. Una delle nostre associazioni, la OCIMU delle macchine utensili, ci segnala che da quando è partita la Sabatini c'è stato un incremento degli investimenti privati. Questo significa che quello è uno strumento selettivo su cui puntare. Prima la logica era: siccome tira molto e quindi funziona, inventiamocene un altro, perché questa era, diciamo, la fantasia al potere, no? Cioè, così, come dice, qua abbiamo poche risorse, questo qui funziona. Invece oggi dovresti fare il contrario, quindi prendere quello strumento, siccome funziona e tira, come dire, inserire, come dire, risorse su quell'item. Allora dice, che c'entra il mezzogiorno su questo? C'entra perché se tu, allora, se rispondiamo alla domanda quale industria noi vogliamo immaginare, se vogliamo porre all'intenzione del paese la questione industriale come una delle grandi questioni
e nella questione industriale non vogliamo l'idea di una politica industriale in cui andiamo a scambiare per settori ma per fattori e quindi un paese competitivo, tu devi arrivare a un punto in cui se certe scelte di politica economica sono coerenti con un'industria ad alta intensità di investimento, ad alta produttività, ad alto valore aggiunto, quello che serve al paese serve anche a mezzogiorno. Che significa questo? Che se c'è una Sabatini che vale per tutto il paese non devi fare altro che prendere questa Sabatini e farla diventare una super Sabatini per il mezzogiorno. Avere un mezzogiorno in cui nelle 8 regioni fino a qualche anno fa c'erano 1200 strumenti di agevolazione, tu capirai che è difficile anche per un italiano e per uno che vive nel mezzogiorno capire, diciamo, quali sono gli strumenti. Allora, concentrarsi con sintesi e semplicità, ma altrettanta determinazione, con una linea unica paese che diventa maggiormente intensa per le aree cosiddette deboli, in cui ci metti infrastrutture, investimenti privati, questione produttività, è una delle questioni che noi dobbiamo affrontare. Altrimenti corri il rischio, e qui ritorni poi alla questione articolo quinto, che è una delle questioni referendum, tra l'altro, al fatto che invece di avere un'unica politica economica paese, o se vuoi un unico indirizzo di politica economica paese da cui ne deriva, come dire, la direzione di marcia che deve prendere l'industria italiana, tu avrai una unica politica economica a livello nazionale e ne hai 8, se parliamo delle regioni del mezzogiorno, a livello locale. E mentre Calenda parla, per esempio, della politica dell'offerta e dei fattori a livello centrale, qualche governatore regionale ti fa la politica dei settori. Allora, delle due l'una: o facciamo tutte le politiche di settore o facciamo tutte le politiche di fattori. Avere una convergenza della politica italiana significa esattamente questo. Significa semplificare cose complesse, non complicare cose semplici, e le cose che hanno funzionato a livello regionale o a livello nazionale, potenziarle, tutto qua. È una cosa semplice. Ma siccome le cose semplici in questo paese, come dire, non hanno grande valore, perché hanno valore le cose complicate che tu, come dire, le cose semplici che rendi complicate, lì diventi un padre eterno. Ed è il motivo per cui ho risposto prima a te quando eravamo in saletta, dice, ma tutte queste complicazioni fanno dell'Italia il paese con il più alto livello di qualità degli imprenditori del mondo. Faccio solo una riflessione e la metto in positivo, dai, perché oggi sto da voi e quindi non voglio essere pessimista. Uso un dato pessimo per, come dire, arrivare a un punto di caduta di ottimismo, che è quello che, guardando Marco Gai, potrei dire in bella copia: pessimista nelle previsioni e ottimista nelle aspettative. Decodifico. Rispetto alla Germania siamo il secondo paese industriale d'Europa, ma un'impresa italiana rispetto a un'impresa tedesca paga il 30% di costo dell'energia in più, il 20% di global tax rate in più ed ha un costo del lavoro per unità di prodotto del 30% maggiore della Germania. Ne facciamo secondo. Allora, se uno fa secondo con questi handicap, pensa se gliene tolgono qualcuno che può diventare. È chiaro che quando noi andiamo all'estero siamo i migliori del mondo, no? Allora, c'è qualche entità, diciamo, che esiste, non voglio adesso esagerare e entrare nel campo religioso, che ha detto: questi italiani, siccome sono molto bravi, mettiamoci a qualcuno, come dire, che gli renda complicata la vita. Però questo è importante perché te la rendono talmente complicata che quando vai all'estero ti sembrano le scuole elementari. Signori, il mondo è davanti a noi, l'Italia ce la farà, non lo diciamo troppo, diciamo, alla politica, se no non fanno più niente, politica delle offerte è andata, però, diciamo, se partiamo dalle criticità e andiamo sulle potenzialità ce la possiamo fare. Io ho capito perché siamo bravi, hai capito Marco? Perché siamo secondi, e dico siamo secondi con tutti questi handicap, cosa potremmo essere se eliminassimo una parte? E che sono questi handicap? Sono i fattori, questione fiscale, questione energetica, questione produttività. E che sono i fattori? Quelli che devi risolvere con la politica dell'offerta. Da dove prendi, come dire, il ragionamento, arrivi sempre al punto di caduta. Alla faccia dei grandi intelligenti della domanda, su cui siamo aperti a ogni confronto per spiegare loro che stiamo facendo l'interesse della domanda partendo dall'offerta. Cioè stiamo facendo il loro gioco e loro non lo sanno, perché devono complicare cose semplici e non semplificare cose complesse. Ma per questo ci siamo noi, ragazzi, quindi non c'è problema. Ma quando ho studiato la questione della produttività, ho visto un dato 2 anni fa, non so se è ancora così, però tendenzialmente che
le 30-40 mila imprese italiane migliori hanno produttività superiore alle migliori tedesche, quindi vuol dire che è possibile. Ma aggiungo la domanda, perché non guardiamo quelli migliori e cerchiamo di imparare da loro e cerchiamo sempre alibi per dire perché il mondo non funziona? Esattamente, no, ma io su questo condivido totalmente. Io penso che noi dobbiamo fare, come ti ho detto, due cose: una interna a Confindustria e far comprendere a tutti i nostri associati cosa hanno fatto quelli che sono avanti. E tra l'altro hai perfettamente ragione, perché se quelle aziende sono molto competitive rispetto a degli handicap paese, è evidente che hanno dei plus di competitività superiori ad altri, perché devono compensare livelli di competitività diversi tra sistemi paese. È evidente che dobbiamo spiegare, non sempre è facile, perché vedi, il passaggio generazionale o l'imprenditore di prima generazione che semmai, come dire, non ha pensato al futuro e che negli anni di storia del paese, dal dopoguerra ad oggi, ha sempre avuto successo facendo un ottimo prodotto, quindi era un produttore. Io parlo da figlio di produttore. Mio papà, che ha costituito l'azienda, era uno stampatore, non un imprenditore, sapeva stampare, e si mise a fare il mestiere del tipografo in un mondo in cui non c'era una sovraccapacità di produzione. Attenzione, perché noi viviamo in un mondo in cui c'è sovraccapacità di produzione, quindi devi essere anche bravo a intercettare segmenti. E quindi il solo fatto di saper produrre era un fattore di competitività. Dopodiché si è evoluto, dopodiché la seconda generazione è entrata, diciamo, insieme alla prima ha creato una dimensione che potremmo definire di copresenza generazionale tra le tradizioni, l'esperienza di produzione della prima e la complessità che portava alla seconda in termini di visione europea di mercato, eccetera, eccetera. Raccontare una cosa, fare altra, quindi non sempre sarà facile. Alcuni passaggi generazionali saranno di successo, altri no. Dobbiamo augurarci che quelli che non lo saranno saranno aziende che saranno acquisite da chi riuscirà a farlo, e quindi non preoccuparci che qualcuno compra qualche azienda italiana. Viva Dio, come dire, se vogliamo attrarre investimenti nel paese, la questione deve essere bidirezionale. Però questo significa che Confindustria deve poter e dover raccontare ai propri imprenditori quali sono le linee di futuro dell'industria italiana. E mentre racconta questo all'interno, nel dire cosa si dovrebbe fare per essere competitivi, per esempio, se noi vediamo i bilanci di queste aziende che tu hai citato, molto negli ultimi anni è diventato investimenti in attività intangibili rispetto a un passato in cui gli investimenti erano solo in attività cosiddette tangibili, cioè il macchinario e il capannone. Oggi il grosso degli investimenti di queste aziende sono in marketing, in brand, in identity, in lean organization, cioè tutti elementi che però sono intangibili. Qui si pone un'altra questione, il rapporto con le banche. Sono le banche italiane in grado di valutare la, come dire, complessità dei cosiddetti indici intangibili delle nostre imprese? Tu vai in una banca e dici: io adesso non voglio essere più subfornitore, vorrei creare un mio brand e ho bisogno di fare una campagna pubblicitaria perché voglio, come dire, fare il salto da subfornitore a impresa. La pubblicità è intangibile. È il sistema finanziario in grado di valutare se quella campagna pubblicitaria sarà di successo o meno e se quella strategia industriale intangibile, perché se la sbagli non ti resta niente in mano, se non la sbagli chiaramente costruisci un'azienda con un brand alto. Quindi questa è un'altra questione che è, come dire, dentro. La sfida, ripeto, che noi dobbiamo fare è quella di fare in modo che quel 60% di azienda che è nella fascia di mezzo faccia il salto. E come lo possiamo fare? Dall'interno, facendo capire ai nostri cosa fanno quelli che vanno molto bene, quindi creando uno spirito imitativo, nel senso positivo, culturalmente avanzato. Dall'altro, costruire delle scelte di politica economica, ma anche dei rapporti con le istituzioni finanziarie che orientino le scelte di queste imprese verso quella direzione. Noi siamo nel pieno di una fase di transizione dell'industria italiana. Questa è la verità. Mi sembra che questo sia un nuovo compito per le associazioni, sì. Ma forse su questo torneremo ancora. Sì. Domanda invece, l'hai accennato, le banche, credito, finanza. Le banche hanno evidentemente una necessità grande di erogare credito, perché altrimenti non fanno il loro lavoro e quindi abbassano anche la redditività. Al contempo hanno queste enormi sofferenze, hanno superato il stress test della BCE quasi in un modo virtuoso, almeno alcune banche italiane. Al contempo sappiamo che tante imprese nostre sono molto bancocentriche, sono molto indebitate.
Qual è la via d'uscita da questi diversi fattori che non sono nel loro insieme ancora molto virtuosi? Anche questo è, diciamo, una questione culturale e sostanziale. C'è paradossalmente un'opportunità in questo scenario, uno scenario stranissimo in cui c'è una liquidità rilevante che non arriva all'economia reale. Non arriva all'economia reale per una serie di motivi, cioè arriva molta a quelle aziende del 20%, arriva poca o a un costo medio-medio-alto a quelle che sono la fascia centrale e arriva pochissima, se non zero, a quelle che sono, come dire, in una situazione cosiddetta marginale di mercato. Dopodiché le banche non guadagnano affatto in una dimensione di tassi di interesse pari a zero, altra questione. Qual è l'opportunità invece che si potrebbe creare a nostro avviso? Che vale sia dal punto di vista prettamente aziendalistico e quindi da parte, come dire, dell'impresa, sia dal punto di vista bancario. Allora, secondo noi bisogna fare un secondo salto di qualità, che è quello di non lavorare più a strumenti di debito, perché se l'obiettivo è consolidare i patrimoni delle nostre aziende che vanno mediamente bene o che vanno benissimo e quindi crescere senza debito, la sfida non è costruire un mini bond in luogo di un debito, perché agli occhi dell'impresa è sempre debito. Se io sostituisco un mutuo con un leasing o un leasing con un mini bond, ai fini di banca cambia, perché si crea la disintermediazione con la banca del cosiddetto mini bond rispetto al mutuo, ma ai fini di impresa è la stessa cosa. Quindi qual è la sfida dell'impresa? Aprire i propri capitali. Diventare meno imprese familiari nel senso stretto, diventare meno patriarcali, questa è una questione culturale, e crescere senza debito. In un mondo che non guadagna più con i depositi, in un mondo in cui le banche non guadagnano più con i titoli di Stato, se riuscissimo a costruire un modello in cui si può investire attraverso degli elementi di governance di qualità nelle imprese, chiaramente italiane per quello che riguarda noi, e c'è un progetto che si chiama Progetto Elite di Borsa Italiana, in cui abbiamo contribuito non poco come piccola industria di Confindustria a essere parte attiva di questo progetto, che dice quel progetto nella sostanza? Prende delle aziende piccole e medie e grandi, le inserisce in una vetrina e in quella vetrina le istituzioni finanziarie le attenzionano e entrano nel capitale di queste imprese. In quel momento tu non perdi la governance dell'azienda perché cedi una quota di minoranza, evolvi l'azienda, cresci senza debito e costruisci un percorso. E oggi il progetto Elite di Borsa Italiana quota circa 300 aziende. L'obiettivo che dobbiamo porci, e qui dobbiamo essere noi iperproattivi come Confindustria, è quello di fare in modo che a un percorso di tale tipologia partecipano migliaia di aziende, non centinaia. Se riuscissimo a far partecipare al progetto Elite di Borsa Italiana 1000 aziende all'anno e ciascuna di queste attraesse, per ipotesi di media, 5 milioni di euro, sarebbero 5 miliardi di euro di investimenti in aziende private italiane. E se questi 5 miliardi di euro diventassero investimenti e riuscissimo, diciamo, ad agevolarli tramite una legge selettiva, la Sabatini, superammortamenti, la innovazione, diciamo, cara a Marco Gai, che è uno degli item di politica industriale, potremmo creare un circolo virtuoso in cui il Paese reagisce grazie alle sue piccole grandi comunità imprese, mettendo insieme finanza non innovativa, strategica nella logica di far crescere le imprese senza debito. Seconda questione. Dobbiamo aprire immediatamente, anzi accelerare perché c'è, ma è un po' lento, diciamo, un tavolo con ABI in cui individuare un modello di valutazione delle imprese in cui le banche riescano a valutare anche i cosiddetti asset intangibili. Perché se il nuovo mondo è quello digitale, è quello dell'identity, è quello del brand, è quella della lean organization, è quello della produttività, se tu non hai un sistema finanziario che ragiona come te e vai lì a porre queste cose e ti dicono sì, ma io se non ho un capannone non so cosa è la garanzia, lì non ce l'hai perché devi rifare impresa, evidentemente se quel sistema non riesce è un problema. Però se tu l'operazione la rimuovi e vai a trovare soci che entrano nella tua azienda, coloro che valutano le aziende in termini di capitale queste cose le valutano. Cioè noi dovremmo arrivare a far valutare le imprese anche per finanza ordinaria al pari delle valutazioni che fanno
le grandi istituzioni per entrare, come dire, in società delle imprese. Questa è una rivoluzione che si può fare, ci sono degli strumenti che abbiamo, appunto il progetto Elite di Borsa Italiana è uno di questi, e in questo noi dobbiamo spingere affinché non 20-30 mila aziende siano il fiore all'occhiello dell'Italia. Questo è bello per quei 30 mila imprenditori, è bello per quelle 30 mila imprese, è bello per il paese, ma non è un progetto paese. Ma quello che tu dici va sicuramente bene per delle aziende che sono strutturate, con una certa governance, che, perché tutto quello che tu dici richiede una governance di un certo livello, altrimenti queste operazioni non le fai, un livello di competenze anche abbastanza elevate. Ma le tante micro, piccole imprese, come si configurano in questo scenario? E quando la liquidità non arriva, non arriva perché le regole sono troppo strette, oppure perché le banche non sono intimidite, non vogliono rischiare di aumentare le loro sofferenze? Qui hai due, diciamo, riflessioni. La prima è che puoi diventare grande restando piccolo. Quindi se il tuo obiettivo è intercettare mercati relativamente lontani, che possono essere l'Europa o anche extraeuropeo, è evidente che devi avere una dimensione al di sotto della quale non ce la fai, se questo è l'obiettivo. Se non ce la fai, devi crescere. In quanto tempo puoi crescere? O apri il tuo capitale a altri, oppure se sei troppo piccolo puoi fare un'operazione di contratto di rete, puoi fare un network, puoi fare una fusione, devi entrare in una cultura diversa. La cultura della società aperta non riguarda solo la società complessivamente, riguarda proprio, come dire, le comunità imprese, mettiamolo così. È chiaro, è lo stile degli imprenditori. Quindi la prima questione è quale segmento di mercato tu vuoi, come dire, cogliere e quale tipo in termini geografici di mercato. E se vuoi cogliere un mercato o intercettare le rotte dei mercati globali, i nuovi ricchi del mondo, i cinesi che cominciano a diventare ricchi, borghesi, e che quindi intercettano e diventano popolo di consumatori e non più solo di produttori, è evidente che devi avere una dimensione minima tale che ti permetta di avere un ufficio in Cina, un ufficio a Londra, per farla semplice. Questo significa quello che abbiamo detto all'assemblea pubblica, che dal punto di vista prettamente industriale, che non significa che piccolo non va bene, va bene anche per gli artigiani, quindi lo voglio chiarire, significa che piccolo è una condizione da superare, non è più bello in chiave industriale se questa è la linea. Dopodiché è una delle soluzioni, c'è poi una soluzione interna che sono i piccoli artigiani, che possono usare gli strumenti di internet che rompono le barriere all'entrata per mandare i loro prodotti in termini selettivi e non quantitativamente rilevanti nel mondo. Anche quella è una cultura però che cambia. Terza questione, sono le banche che non prestano soldi o sono le imprese che? E qui c'è una dimensione di ansietà nell'economia, non è solo una questione di regole. Quello che io dico ai miei colleghi, ma tu forniresti a un cliente che è lì lì, come dire, secondo te a rischio per fallire, o lo fornisci solo per solidarietà economica, così fallisci anche tu? E quando una banca percepisce che c'è una parte di imprese che sono in una dimensione marginale, chiaramente contrae. E quello è il punto. Dopodiché Basilea 3 ha messo il suo, perché la parte qualitativa non l'ha proprio più calcolata e quindi abbiamo esagerato sui quantitativi. Quindi ci sono delle criticità, non è che non ci sono. Quindi il sistema va un attimo ricomposto e noi possiamo lavorare insieme ad ABI a una proposta italiana, sia in chiave di evoluzione, come dire, alcune regole, ma sia in chiave italiana di un'evoluzione di un sistema industriale. In un mondo paradossale, in un mondo che è pieno di liquidità e che però non arriva. E non arriva per questo motivo, ma non arriva per un secondo motivo. Per una incoerenza totale tra la politica monetaria della BCE e la politica economica europea e nazionale. Dov'è la discrasia? Che mentre Draghi fa una politica cosiddetta anticiclica, azzera i tassi per far arrivare flussi di liquidità all'economia reale, le politiche dell'austerity mettono il freno. E quindi tu hai due politiche antitetiche che in realtà non creano quel salto che invece negli Stati Uniti d'America si realizza, perché le due politiche sono coerenti. La Fed fa una politica monetaria espansiva e il governo degli Stati Uniti d'America fa una politica economica espansiva. Le due gambe della politica economica sono coerenti e non c'è un freno dell'una sull'altra. Quindi ritorniamo al punto di partenza. La crescita in termini di politica economica dà coerenza alla politica monetaria, ammesso che la politica anticiclica, ma chi fa la politica anticiclica ci ha dimostrato che cresce più di noi, gli Stati Uniti d'America l'hanno fatto.
Dopodiché, come fai la politica anticiclica? La devi fare selettiva, non devi fare operazioni a pioggia, devi individuare quale industria vuoi realizzare, è nell'interesse dell'Italia, ma anche della Germania, sono i due paesi industriali d'Europa, se non è nell'interesse nostro, è nell'interesse dell'Europa, attenzione. Perché noi viviamo in un'Europa che è il mercato più ricco al mondo ed ha il debito aggregato inferiore agli Stati Uniti d'America. Nonostante siamo questo, noi subiamo solo shock negativi e non siamo in condizioni di realizzare shock positivi. Allora io mi auguro, diciamo, che l'incontro a Ventotene, che si fa, dia una visione di Europa come la diede Spinelli nel 1940-41, in cui quando scrissero quelle cose era una cosa impossibile per il contesto dell'epoca. E quando qualche volta anche noi parliamo e diciamo un'Europa federale, qualcuno dice a noi: ma questo è inutile, ne parliamo, tanto non è una cosa che si fa oggi. Io non lo so se si farà oggi o meno. Io, come dire, come Confindustria vorremmo stare, come dire, in una logica anche di visione, come dire, non di breve, immaginare un'Europa federale, ma prima dell'Europa federale immaginare una politica economica europea che possa determinare uno shock nell'interesse dei cittadini europei, nell'interesse dell'Italia e nell'interesse di un'Europa che può determinare degli shock rilevanti avendo delle potenzialità incredibili. Perché vedete, il fatto che molte aziende ritornano in Europa rispetto alla Cina, il fatto che molti guardano il mercato europeo mentre noi giustamente guardavamo anche altri mercati, ignorando, perché ci siamo chiaramente, quindi lo diamo per scontato, non è che, come dire, lo abbiamo sottovalutato, che questo è il mercato più ricco del mondo, noi non abbiamo capito nemmeno dove viviamo. Evidentemente la questione economica diventa rilevante. Quindi ritornare alla risposta di Jean Monnet, i miei obiettivi sono politici, le mie spiegazioni sono economiche, noi dobbiamo augurarci che Renzi, Merkel e Hollande comincino dalle spiegazioni economiche per realizzare obiettivi politici e non partano da obiettivi politici per realizzare spiegazioni economiche. Altrimenti fanno un casino pure loro, come quelli della politica della domanda. Evitiamo, diciamo, che anche i governanti lo facciano, se no c'è una convergenza di pensiero che può rovinare, diciamo, le notti a chi si occupa di economia. E siccome noi ce ne occupiamo, perché tra l'altro se noi facciamo delle scelte sbagliate nelle aziende purtroppo falliamo, nessuno, come dire, ci recupera, dobbiamo stare particolarmente attenti. Ed è il motivo per cui non dormo la notte. Non lo dico a voi, lo dico a mia moglie che è seduta in prima fila, perché certe volte dice: ma perché non dormi la notte? C'è un motivo che io devo trasferire in termini collettivi. Purtroppo il tempo è tiranno, avrei avuto anche altre domande, però una domanda finale. Tu, come tu parli, di come ti poni, di come ti sei anche candidato, di come ti sei impegnato a partire dall'università nelle associazioni. Si vede una passione per questa vita associativa, ci credi? Al contempo notiamo, o almeno si parla molto, della crisi della rappresentanza. Le associazioni quasi tutti perdono associati, ci sono tante discussioni interne. Tu come interpreti questo momento rispetto a, diciamo, ai corpi intermedi in generale? È un momento dove una società si sta disgregando, dove diventiamo sempre più individualistici, dove non si riconosce il valore dell'associarsi, oppure abbiamo un valore da dare a questo paese? Io penso di sì. Io penso innanzitutto che il ruolo si conquista e non si dichiara. E quindi è fatto da tanti atti e da tanti elementi che a me hanno insegnato quando frequentavo i giovani imprenditori, vedo Francesco Delzio, vedo adesso Marco Gai, che bisogna essere coerenti ed esemplari. Coerenti ed esemplari, tra il dire e il fare. E quindi devi poi agire di conseguenza, perché se non lo sei, diciamo, coloro che ti seguono se ne accorgono, non è che non se ne accorgono. Prima questione. La seconda è che è inutile dichiarare ed è inutile che altri dichiarano se conti o meno, tanto non sarà nella politica determinare se il corpo intermedio A o B conta o meno, o tu dici: ah, noi siamo il grande, anzi è meglio che non lo diciamo proprio, ho detto non lo dichiariamo mai, così, diciamo, teniamo le attese basse in termini di aspettative, però cerchiamo di lavorare. Se il ruolo si conquista devi agire di conseguenza, facendo due cose, una sentimentale e una sostanziale. Quella sentimentale è quella di trasformare la rabbia in passione. Tu hai citato la passione.
Quindi invece solo di incazzarti quando le cose non vanno bene, ci metti pure la passione e cerchi di trovare una soluzione, invece di constatare il problema e dare la colpa agli altri, tanto il problema non è mio. Perché non siamo dei turisti, non siamo dei turisti, siamo dei cittadini. Io mi arrabbio molto quando ascolto, diciamo, qualche amico che parla dell'Italia agli italiani, come se lui non capisco da quale paese vengono questi qua, dove vivono, diciamo. Però aveva ragione Enzo Biagi in un bellissimo libro che si intitolava Gli italiani, gli italiani non è una cittadinanza, è una professione. Questi sono rimasti professionisti, cioè, lasciamoli stare, questi qua vanno combattuti perché sono un problema. Io lavoro per gli italiani cittadini. L'altra questione è la rappresentanza. Che cosa significa rappresentare interessi? Adesso la sintetizzo così perché il tempo è tiranno, ma do l'idea di quella che è la nostra idea di Confindustria e che vogliamo trasferire all'attenzione dei nostri colleghi, cosa che abbiamo fatto anche in un confronto che abbiamo avuto all'interno, come dire, di confronto cosiddetto serrato, ma anche all'attenzione del Paese, che chiaramente non si realizza solo con questa frase, ma con le coerenze che ne derivano da questa frase, quindi fattori, non settori, eccetera, eccetera. Rappresentare significa per noi essere ponte tra gli interessi delle imprese e del Paese e non difendere interessi. Cosa significa questo? Significa che prima di portare all'attenzione della politica del Paese, del governo del Paese, anche nel confronto con le parti sociali, la prima domanda a cui noi abbiamo il dovere di rispondere è se quelle proposte che noi immaginiamo sono nell'interesse del Paese. E se lo sono, e riguardano nostre proposte, noi dobbiamo portarle avanti. Se riguardano solo una questione di difesa di interessi, a quel punto devi uscire da Confindustria perché non sarai rappresentato. Quindi a noi, se esce qualcuno, ci dispiace, però se farà un'altra associazione, saranno bravi, avranno tanti associati, difenderanno interessi. Chi vuole essere parte di una rappresentanza di interessi nell'interesse del Paese, le porte sono aperte, consiglio di iscriversi a Confindustria e anche, diciamo, da voi, perché le cose sono complementari e non conflittuali. E in questa grande stagione di convergenza di pensiero noi dobbiamo raccontare al Paese il suo futuro, combattere coloro che difendono interessi e rappresentarli in una idea di futuro. E questo è il bello di fare vita associativa o di fare vita politica, in cui non avverti stanchezza, ma hai la passione di vivere un momento presente che può diventare futuro per il Paese. E vivere nel futuro, vi assicuro che è la cosa più bella del mondo. Infatti io non vedo l'ora che arriva domani, perché ho nostalgia di futuro, quindi sto avanti, cerco di capire. Grazie Vincenzo Boccia, grazie a voi. Buon lavoro a tutti voi.